Non so, sto proprio al 50% con lei. Non riesco ancora a capirlo. E è la strada più facile, no? Vi ricordo che fino ad ora avete acceso solo due fasci di luce. Noemi ed Alessandro, Talita e Lau. Siete pronti a scoprire quanti fasci di luce avete acceso stasera? Sì! Vediamo. L'ansia. Accensione. Fasci di luce. Va bene ragazzi, va bene. Meglio di niente. Questo significa che oltre ad Alessandro, Noemi, Laura e Talita c'è solo un altro match perfetto. Voi seguite molto la strategia, ma l'unico match perfetto di questa sera viene dai sentimenti. Questo posso dirlo con certezza perché matematicamente Giulio e Giuliana sono un match perfetto. Siete stati l'unica coppia invariata nella seconda cerimonia e in questa. E come sapete, in entrambe le cerimonie si è acceso un solo nuovo fascio di luce. Giulio e Giuliana abbandoneranno la villa questa sera e continueranno la loro fuga d'amore lontano dalle telecamere nella più totale intimità. Giulio, Giuliana, potete salire in villa, vi preparate e gli altri ragazzi vi potranno salutare più tardi. Ragazzi, un bel applauso a Giulio e Giuliana. Un bel applauso all'amore. Ragazzi, io ve l'avevo detto, quello che sento... Come avete visto, la miglior strategia che potete adottare è seguire i sentimenti. Quindi tornate in villa e la ricerca del match perfetto continua. Che dire, sono veramente felice di intanto avervi conosciuto e di aver fatto questa esperienza, soprattutto perché ho conosciuto Giuliana e questa cosa qua mi emoziona molto. E per concludere, giusto perché sono una persona umile, sono un vero bomber, ve l'avevo detto. Quindi... Mi dispiace uscire, ma sono contenta di uscire con lui, perché fin dal primo momento ho capito che mi poteva veramente piacere. Brava Giuliana! Belli! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi, mi raccomando, eh! Sì, però stasera, eh! Non ti preoccupare! Una challenge davvero calda sta per decretare le coppie che usciranno per il prossimo date romantico. Buongiorno, mettetevi comodi.
Mascherine. Che carini! Wow! Buongiorno! Buongiorno! Ciao ragazzi, benvenuti! Oggi è relax. Infatti il titolo della challenge di oggi è Body Massage. Dato che le pietre per il massaggio Hot Stone sono finite, ci sarà solo la parte hot. Dovrete semplicemente godervi un massaggio, bendati, e alla fine del massaggio indovinare chi vi ha massaggiati. Iniziamo dai ragazzi, poi invertiremo i ruoli e saranno le ragazze ad essere massaggiate. Abbassate le mascherine e via la challenge! Le nostre massaggiatrici sono in posizione, olio di gomito, scaldiamo questa atmosfera che è già piuttosto calda di per sé. 3, 2, 1, via! Tutto quello che il Signore ti ha dato, tu lo puoi usare. Non posso fare nomi, però c'è una ragazza che è veramente incredibile. 2, vedo che è una tecnica che si è sparsa macchia d'olio. Interessante. Ragazzi, io continuerei così all'infinito, ma avete ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ragazze, tornate da me. Chiunque sia la mia, sicuramente è stato tutto. Oddio, mi veniva di ridere. Certe mosse non l'ho potute fare perché sapevo che ridevo. Togliete le mascherine, avete 10 secondi per scrivere nome e voto. Nicola, partiamo da te. Io ho detto Fatima. È stata Fatima, con un bel 8 in pagella. E a guardarlo era incredibile. Leo. Per me era Aurora. Era Aurora. Voto 9. Io penso che era Marta, molto creativa. Sapeva quello che faceva. 8. La creatività era tutta di Francesca. Tre, due, uno. Qui da me, ragazzi. Ho visto certe tecniche che non avevo mai visto, giuro. Nome e voto. Iniziamo con Marta. Secondo me è Riccardo. L'ho visto molto spigliato nei miei confronti. Voto 10. Spigliato era spigliato perché era Nicolas. Fatima. Sono sicura al 100% Riccardo. 9. Giusto. Proseguiamo. Secondo me il mio massaggiatore era Nicola. 9 Nicola. Aurora, chi ti ha massaggiato? Leo, 100%. E perché mi dici 100% Leo? I pettorali, le gambe, i braccia coi peli. Che poi l'ho spogliata subito appena abbiamo cominciato. Pure per quello. Ho fatto la descrizione perfetta di Leonardo. Titti. Andrea. Sentito un po' di muscoli, un po' di barba. Proprio Andrea, 100%. 80. L'altro 20% era il nostro Filippo. Io la barba non so dove l'ha sentita, però. Mariangela. Allora, io ho messo Riccardo, però penso che sia Andrea. Non era Andrea, ed era Diogo. Francesca, chi ti ha massaggiato? Io pensavo Leo, perché ho sentito la barbetta sulle chiappe, e ho messo 7. Era Andrea. Ragazzi, è giunto il momento della busta. Oh. La coppia che esce per il date è formata dai due massaggiatori più bravi, che sono Aurora e Nicolas. Bravi. Bravi! Un applauso ai migliori. Quindi Nicolas, Aurora, buon date. Grazie. Ho talmente idealizzato la storia della coppia perfetta, la storia perfetta non esiste alla fine della vita reale. Ma la perfezione per me non solo non esiste, ma è anche una cosa brutta.
Non so se tu mi sei mai stata innamorata di qualcuno. Beh, io penso di sì. Di quella persona tu ti innamori, secondo me, soprattutto dei difetti. Beh, sì, però... Che i pregi piacciono a tutti. Che colore sono questi occhi che c'hai? Blu. Sono celesti, gialli, marroni, tutti i colori. Belli? Belli. Grazie. Degli occhi bellissimi, veramente. Sarà l'aurora, per te sarà così. Magari mi sono svegliata, ho fatto un casino, mi innamoro di te in 4 giorni fuori da qua, che ne so. Ah, sicuro tu ti innamori di me? Dici? Vedi, il mio modo di essere è molto egocentrico, molto che... Non che sembra. Io, che io non lo faccio neanche apposta, ma sto sempre al centro dell'attenzione, capito? Questo? Vabbè, la cosa è bella. Sì, ok, però le mie vecchie esperienze, per non dire le mie vecchie fidanzate, mi limitavano tanto su questo. Perché? Dove vai così, così bello, capito? Dove vai? Perché ti stai mettendo al centro dell'attenzione? Là, sei il mio match sicuro. Eccola là. Io non so se mai si avvererà uno di quei sogni che uno fa. Che pensi? Che ferite. Meno male. Il problema era se facevo piangere. Non lo so, è strano come persona. Però ci siamo divertiti, ma tendo a scegliere le persone come Diogo perché so che sono le persone che probabilmente non ti faranno mai soffrire. E è la strada più facile, no? A questo punto ci raggiunge anche Filippo, che è automaticamente il tuo match perfetto di questa sera. Buonasera, Luca. Aurora, lo avresti scelto? Sì, l'avevo subito scartato all'inizio. E invece è un ragazzo molto carino, simpatico. Meno male. Ragazzi, scanner dell'affinità. Ragazzi, a posto, grazie. Grazie a te, Luca. Daters, vi ricordo che i fasci di luce alle mie spalle rappresentano i 10 match perfetti che dovrete trovare. Ad ogni fascia di luce corrisponde un match perfetto. Un fascio di luce, un match perfetto. 10 fasci di luce, 10 match perfetti e 200.000 euro per voi. Le coppie sono formate, tra poco scopriremo quanti di voi sono match perfetto. Vi ricordo ancora una volta che partite con già 3 fasci di luce accesi. Quindi vi mancano 7 match perfetti. Grazie. Penso se Dio che Marta sopraggio, mi sento male. Ragazzi, questa sera ho la sensazione che abbiate scelto in maniera diversa e avete finalmente iniziato ad ascoltarvi. Vediamo se sarà servito. Siete pronti? Sì! Accensione. Olè! 4. Sei un altro, lascia di uno. 5. Terzo si accende, raga. 6. Se si accende anche l'altra, cioè... Ho fatto jackpot. Ho i brividi. La quarta che non so. Dai. 6. Daters. Questa sera un risultato importante. 3 nuovi fasci di luce. Io penso che uno di quei fasci di luce siamo io e Diogo, proprio perché appena abbiamo iniziato a parlare, forse 5 minuti dopo una normale conversazione, c'è stata una connessione veramente profonda. Fate bene a guardarvi, perché in questo momento la persona che avete al vostro fianco è, al 50% di possibilità, il vostro match perfetto.
Non sono uno di quei tre fasci. In Francesca non potremmo essere due persone che percorrono la stessa strada insieme. Non so, sto proprio al 50% con lei. Non riesco ancora a capirlo. C'è qualcuno di voi che pensa di averlo a fianco? Pensa di aver trovato il match perfetto? Io vorrei chiedere una cosa, se è possibile, Luca.